Per ordinare la tua identità digitale con Aruba ed effettuare il riconoscimento con webcam, collegati alla pagina PEC.it. Accedi alla sezione Speed dedicata e crea il tuo Speed con il video riconoscimento online. Seleziona la modalità di riconoscimento con webcam e prosegui. Nell'identità Speed è inclusa gratuitamente l'app Aruba OTP, da utilizzare con il tuo smartphone. Se non possiedi uno smartphone o non vuoi utilizzarlo per il servizio Speed, Aruba ti propone come alternativa il dispositivo fisico OTP Display. Il dispositivo OTP Display è un modo diverso per generare il codice OTP in alternativa all'app Aruba OTP. Poi prosegui. Alla pagina che appare, e solo se ti stai iscrivendo per la prima volta, clicca su Registrati. In caso contrario, inserisci negli appositi campi le tue credenziali Aruba. Clicca su Accedi e completa l'ordine. Alla schermata visualizzata, aggiorna o conferma i tuoi dati contatto e prosegui. Seleziona la modalità di pagamento e indica la frequenza di rinnovo del servizio. Prendi visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'utilizzo dell'identità digitale. Clicca nuovamente Prosegui. L'ordine è confermato e riceverai anche un'email di conferma alla casella di riferimento del tuo account Aruba. A questo punto procedi con il pagamento. Solo dopo l'accredito del pagamento riceverai una mail per iniziare la registrazione. Una volta ricevuta la mail, aprila e clicca sul link presente al suo interno. Non sempre l'indirizzo è cliccabile, in tal caso selezionalo e copialo. Apri il browser che utilizzi e nella barra degli indirizzi incollalo. Alla pagina Modalità di riconoscimento, conferma webcam. Per procedere agli step successivi, conferma di avere a disposizione i dati personali, la documentazione e i dispositivi richiesti, inserendo il flag nelle apposite spunte. Prendi visione dell'informativa e prosegui. Si accede alla pagina Contatti. Nel campo Numero di cellulare inserisci il tuo numero di cellulare. Clicca sull'icona Mappamondo in caso di numero estero. Clicca su Invia SMS di verifica. Il sistema invia un SMS al numero indicato contenente il codice di verifica. Inserisci il codice ricevuto nel campo apposito. Per visionarlo in chiaro, clicca sopra l'icona a forma di occhio e clicca su Verifica. Inserisci il tuo indirizzo email e clicca su Invia email di verifica. In questo modo il sistema ti invia il codice all'indirizzo email che hai indicato. Accedi alla mail per visionare il codice ricevuto e inseriscilo nel campo indicato. A questo punto hai verificato la tua identità e puoi continuare con la procedura. Si accede alla pagina Crea credenziali Speed. Nel campo indicato inserisci un nuovo nome utente Speed, che puoi scegliere in base alle tue preferenze, e la relativa password, che puoi scegliere o generare automaticamente dall'apposito pulsante. Si tratta delle credenziali Speed che ti serviranno per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, come ad esempio INPS o Agenzia delle Entrate, oppure da utilizzare per l'accesso al pannello Self Care, l'area di gestione del servizio Speed. Clicca su Continua. Alla pagina Informazioni personali indica il codice fiscale, il nome, il cognome, il sesso, la tua data di nascita, la nazione, la provincia e il tuo comune di nascita. Inserisci il numero di identificazione della tua tessera sanitaria in corso di validità. Su Documento, in corrispondenza del campo Tipo di documento, si visualizza l'apposito menu a tendina con l'elenco dei documenti accettati. Digita gli estremi di un tuo documento di riconoscimento valido. Prosegui con la compilazione del modulo inserendo i dati di domicilio. Indica la nazione, la provincia, il comune, il CAP, l'indirizzo e il numero civico. Una volta che hai inserito e verificato che tutti i campi siano stati compilati correttamente, puoi continuare. A questo punto devi creare un account sull'app Aruba OTP. Questa attivazione è necessaria per l'utilizzo di Speed Aruba ID.
Per procedere, non chiudere la pagina registrazionespeed.aruba.it, perché ci ritorneremo a breve per ultimare la configurazione. Collegati allo store del tuo dispositivo mobile. Cerca l'app Aruba OTP e installala, se non lo hai fatto in precedenza. Apri l'app Aruba OTP dal tuo dispositivo mobile. Clicca su Crea nuovo account in caso di prima configurazione, come mostrato nel presente tutorial. Oppure clicca sul simbolo più se in precedenza sono già stati creati altri account. Scansiona il codice presente nella pagina Crea account sull'app Aruba OTP, cliccando sull'icona QR Code, posta a destra del campo Codice di attivazione. Oppure digita manualmente il codice. Se scegli come modalità la scansione del codice, tutti i campi verranno compilati automaticamente. Nel campo Descrizione inserisci un nome account di riferimento, come ad esempio Giorgio Bianchi. Clicca su Attiva in alto a destra della schermata. L'account è stato configurato con successo. Il tempo di validità per l'utilizzo di ogni codice generato è indicato all'interno del cerchio, come riportato nell'esempio. Ritorna alla pagina registrazionespeed.aruba.it. Nel campo Codice OTP inserisci un codice temporaneo OTP generato con l'app Aruba OTP, come appena mostrato. Clicca sull'icona a occhio per visionare il codice. Poi clicca su Verifica. La registrazione della tua identità SPID Aruba ID è stata salvata, ma non è ancora attiva. Rimane un ultimo passaggio, in cui devi effettuare il riconoscimento de visu online tramite webcam con operatore. Riceverai un'apposita email contenente un link, ma prima di aprirlo, assicurati di avere un dispositivo, che sia un PC, uno smartphone o un tablet, collegato a internet con webcam. Anche il microfono deve funzionare. Tieni a portata di mano il numero di cellulare, la casella email e i documenti inseriti in fase di registrazione, perché l'operatore ti chiederà di mostrarli durante la sessione di riconoscimento. Dunque, clicca sul link presente all'interno della mail. Non sempre l'indirizzo è cliccabile, in tal caso selezionalo, copialo e incollalo nella barra degli indirizzi del tuo browser. Per proseguire con il riconoscimento, spunta tutte le caselle e clicca Avanti. Segui semplicemente la procedura guidata. Il sistema verifica la compatibilità degli strumenti. Poi clicca Avanti. Per proseguire, devi caricare il fronte retro del tuo documento d'identità e della tua tessera sanitaria in corso di validità. Esegui il test della webcam e inquadra il tuo viso rimanendo fermo per alcuni secondi all'interno dell'area tratteggiata. Poi esegui il test del microfono e dell'audio, qui, dal menu a tendina. Non temere, la procedura è guidata e il sistema non ti consentirà di proseguire se le impostazioni non saranno configurate tutte correttamente. Il test è andato a buon fine e puoi avviare il video con l'operatore. Per concludere il riconoscimento, segui semplicemente le indicazioni fornite dall'operatore stesso. Una volta concluso con esito positivo il riconoscimento, riceverai un'apposita email di conferma che segnala l'avvenuta attivazione del tuo SPID. Una volta ricevuta, potrai iniziare ad usare le tue credenziali SPID Aruba ID per accedere ai servizi dedicati.